Quella è una zavorra che abbiamo ereditato, come tante zavorre che ci hanno consegnato, però Bagnoli è ripartita con quella mia ordinanza coraggiosa che ha messo su un tavolo l'obbligo di Fintecna di risarcire i bagnolesi e i napoletani, con delibere importanti, con decisioni significative. Da settimane alla Presidenza del Consiglio sono pronti due accordi, ricostruzione Città della Scienza e soldi per la bonifica. Noi ci abbiamo messo la faccia, il Presidente del Consiglio ha detto che ci mette la faccia, mettiamoci le firme, magari lo annunci anche dopodomani a Napoli, noi siamo pronti e quindi possiamo anche chiudere questa brutta pagina del fallimento di un'ennesima società partecipata, perché noi ne abbiamo ereditate 21 e ne stiamo portando a 8, prima ancora che nascesse Cottarelli e la Spending Review. Quindi noi la nostra parte la stiamo facendo in silenzio, senza soldi, in predissesto, con i tagli, ma con tanta passione, onestà e tanto coraggio. Se il Presidente del Consiglio si unisce a noi e noi a lui per rilanciare il Paese, penso che veramente l'Italia può ripartire, perché vedo uno spirito di ottimismo, che è un ottimismo della ragione e la passione nel cuore che contraddistingue gli italiani nei momenti difficili.